Fabian Pavone, autore del Sì, gol amore, dell'1-1, sì. insomma una prestazione che nel primo tempo, in cui nel primo tempo potevate fare di più, poi nel secondo tempo è uscito il vero Tera. Sì, come ho già detto, abbiamo forse subito il primo gol e quindi abbiamo accusato il colpo. Poi per fortuna l'abbiamo ripresa subito, però lo svantaggio a fine primo tempo ci ha un po' tagliato le gambe. Siamo stati bravi per la seconda volta a riprendere la partita, poi per sfortuna perché abbiamo creato veramente tanto, non abbiamo portato i 3 punti a casa. Ecco, dopo il gol del primo vantaggio loro, c'è stata una reazione rabbiosa della squadra. È questo di cui avete bisogno quando andate sotto? Sì, ma noi tutte le partite che siamo andati in svantaggio le abbiamo sempre recuperate. L'unica che poi abbiamo persa è stata la prima di Fossombrone, poi da lì non abbiamo più perso. Quindi la reazione della squadra c'è sempre, quindi c'è voglia, la voglia di recuperare e di portare a casa la vittoria c'è sempre. Ecco, nel finale c'è stato quell'episodio con Touré in cui eri libero per calciare, insomma, come l'hai visto? Sì, ero libero, lui magari non mi ha visto, non so, comunque non mi va di dargli delle colpe perché cioè tutti sbagliamo, magari la prossima volta sbaglio io, quindi sono cose che capitano. Però abbiamo visto anche nelle scorse partite, no? Tante occasioni create, poche reti segnate per quello che create, insomma, come si migliora questa cosa? Sì, diciamo che questo forse è l'unico difetto che abbiamo, il mister ci dice ogni volta di essere più cattivi perché concretizziamo poco quello che creiamo. L'unico modo per migliorare è durante l'allenamento. Il mister ce lo dice ogni settimana, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti.